Allora, Natale 2018, siamo con l'amico Nicola Capurso che ha allestito in Corso Manfredi una mostra di presepi eccezionale, veramente bella. Una mostra da vedere, signori da vedere. Allora, Nicola, di che cosa si tratta? Vedo dei pupi molto antichi qua. Vogliamo sì, iniziare? Sono di 70 anni fa. 70 anni fa. Era il presepe che mia madre allestiva in casa, nel salone, e quindi prendeva quasi 6 metri per 6. Ed era un presepe grandissimo. Grandissimo, alto. E molto... Sono molto belli. Vieni Nicola, vieni, vieni. Poi qui abbiamo avuto qui, un po' di materiale fatto da Franco Principe, da Franco Ciocciola, che è un bravo artista. Franco Ciocciola, che l'ha esposti e messi qua in esposizione. Benissimo, andiamo avanti. Qui ci sono altri. Abbiamo dei pupi spagnoli. Ah, qui ci sono dei pupi spagnoli. Sì, realizzati dalla ditta Del Prado. Del Prado sono, sì. Quindi, su... Poi andiamo su quest'altro gruppo di pupi. Qui abbiamo degli slavi. Ah, pupi slavi. Sì, sono stranieri. Molto belli. Un presepio slavo. Molto belli, originali. Questi sono antichi. Sono anche molto antiquariato. Antiquariato. Abbiamo, mi permetto di far presente questo gruppo qua, che detto da un collezionista manfredoniano ha un valore di 150 euro. Bellissimo, bellissimo. Perché sotto è firmato. Ah, è firmato, c'è una firma, bello, bello. Allora andiamo avanti, è Nicola. L'ultimo pezzo che c'è. Queste bellissime pecore qua, quasi con la lana, quanto sì. Sono belle. Sono pecorucce realizzate anche a mano, quelle lì. Sono molto antichi anche. Sì. Poi andiamo su questi pupi, molto belli. Sono vestiti proprio con abiti dell'epoca. Costumi d'epoca. Dell'epoca ed è stoffa, tutta stoffa. Sì, tutta stoffa, sono dei belli. Fatta tutti di... Sono di creta, no? Sono di... No, è stoffa impregnata di amido, quindi inamidate. Va bene, andiamo avanti. Andiamo su quest'altro. Vabbè, bellissimo presepe. Questo presepe fatto anche questo con abiti di stoffa. Sì. Questo qui dovrebbe essere un presepe che ho in testa per fare l'anno prossimo. Ah. Tutto fatto dalle famose bomboniere che si usavano. Ah, i famosi bomboniere di un tempo, sì. Bello, bello, bello. Andiamo avanti con i presepi. Vabbè, questi sono presepi, sono presepi molto belli, alla buona, con molto belli, molto belli. Andiamo con avanti. Polistirolo e con poliuretano espanso. Questo è anche molto. Questo c'ha 50 anni. Questo presepe qua. Chi mi sta intervistando dovrebbe ricordare quelli che ti facevano alla parrocchia San Michele. Sì. Quindi infatti mi sembra, Nicola, che tu sei uno di quelli che hai organizzato con Vittorio il concorso, il no? Per... con rivestimento di cementite. Dicevo, il concorso, quello che si faceva per i presepi a Manfredonia, sì. Organizzato dal GAP, mi sembra. Sì. Tanti anni fa, va bene, andiamo avanti. Questi pupi sono veramente belli. 1900. 1900. Sono pupi del 900. Signori, sono di una bellezza inaudita. Molti sono rotti perché è passato gli anni. Andrebbero restaurati. Scoloriti un po'. Sono pupi del Novecento. Sì. Anche le pecorelle, questi due, e questa natività. Sono del bambinello. Sono del Novecento. Questi sono moderni, sono stati fatti da qualche artista napoletano. Sì. L'ho reperiti. Qui siamo, Nicola? Questa sei. Sono più moderne, diciamo. Più moderne. Ho messo anche questo perché varie natività. Vieni, Nicola, vieni. E questo presepe chi l'ha realizzato? Questo presepe. Questo è stato fatto da un artigiano vetraio di Manfredonia. Bello, bravo. Biceglie. Ah, Biceglie, molto bravo. Biceglie, sì. E questo presepe qui che è molto particolare, Nicola. È quello qui sta scritto realizzato da un ergastolano. Un ergastolano di Andria. Di Andria. Che ha ereditato il fratello alla sua morte. Sì. Bello, bello, bello. Bello. Allora, Nicola, grazie per questa bellissima mostra. Complimenti, veramente. Grazie. Buon Natale e buon anno.